Questo è il numero del secolo decimonono di domenica 16 giugno 2024, cioè della scorsa domenica. Mostra collettiva, 18 artisti nella sala polivalente per raccontare la creatività a Recco. Recco, 18 artisti protagonisti nella sala polivalente accanto alla sede della Proloco, la storica collettiva dei creativi recchesi dedicata alla scoperta e alla promozione dell'arte contemporanea emergente, è arrivata alla 28ª edizione con il tradizionale tema evocativo Colori Libertà. Sono esposte fino al 23 giugno, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, le opere di Pinnella Allegretti, Rita Bozzo, Fabio Cappulli, Stefania Cappulli, Marina Castagnola, Federico Conti, Liliana Coppelli, Matteo Del Bene, Donata Logoluso, scusate, Laura Masiero, Graziella Mezzano, Fabrizio Piombo, Angela Prato, Giuseppina Rivara, Marina Rizzelli, Pasquale Timpanaro, Maila Veralli, Silvana Vincenzone. Questa mostra si distingue come espressione della vivace anima artistica della città e rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti dell'arte di ogni età, commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo. Viene inoltre dedicato uno spazio speciale in ricordo all'opera di Bruno Tacchi, scusate, nell'angolo dell'arte. Sono esposte anche le opere vincitrici dell'estemporanea Valle Verde, Gibi Benvenuto. Intanto domani alle 17 il Belvedere Tenco di Recco sarà il palco privilegiato di un atteso evento musicale. Il saggio degli allievi della Scuola di Musica Moderna nel corso della serata, dal titolo Cantiamo in riva al mare, si esibiranno 25 tra bambini e ragazzi. I giovani canteranno altrettanti brani di musica moderna, tra cui successi del Festival di Sanremo e tormentoni più classici. Tra i brani in programma, Fire on Fire, Italo Disco, 100 messaggi, Click Boom, Due vite, Mon Amour, Ma non tutta la vita, Ovunque sarà. Poi, Camogli, musica brasiliana col duo Boa Sorte al Festivalino del Fermento. In concerto Bertagna alla voce e Massone agli strumenti. Domenica 23 giugno, palco alla Sabra Sono Orchestra di Edoardo Meoni da Camogli. Quattro serate di musica nel cuore di Camogli sono quelle proposte da Fermento, locale di Via della Repubblica 65. Un festivalino, come lo hanno chiamato gli organizzatori, che si aprirà questa sera alle 20:30 con il concerto di Boa Sorte. Un duo che si muove nel ricco repertorio della canzone brasiliana, a partire da Pixinguina, per arrivare ad alcuni protagonisti della canzone contemporanea come Maria Gadú, Adriana Calcanotto, Roberta Sá e Marisa Monte. In questo lungo viaggio temporale non mancheranno i protagonisti della bossa nova: João Gilberto, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, passando anche per altri grandi protagonisti della musica brasiliana come Caetano Veloso e Gilberto Gina ed alcune icone pop come Djavan. Il
Lui è formato da Olivia Bertagna, cantante Andrea Massone, chitarra e voce, flauto, percussioni. Domenica 23 giugno toccherà alla Sabro Suono Orchestra, formazione che affonda le sue radici nella cultura cubana e afro-cubana. Sono infatti i viaggi a Cuba, lo studio dei vari aspetti della cultura cubana e la grande passione per la percussione a costituire il comune denominatore che caratterizza la band, che propone un repertorio esplosivo tutto da ballare. Il 14 luglio, show di Fernando Brito, Fernando Brito. Scusate, l'hanno scritto due volte, sti pigli. Musicista, cantante e compositore che inizia la sua esperienza musicale nelle Rodas de Samba, nelle favelas della zona ovest di San Paolo. La mescolanza di ritmi e culture è diventata fondamentale per lo sviluppo della sua produzione come autore. Chiuderà il 21 luglio con Larry e Dria Duo Jazz Larry. Formazione che nasce con l'intento di proporre le tipiche sonorità jazz. Il sound del duo infatti non richiama unicamente i classici tratti stilistici della musica afroamericana, ma attinge anche all'influenza del mondo musicale contemporaneo. È uscito il libro di Maurizio Rossi, Fa Dopo, una riflessione filosofica sul grande Totò, in lui un pensatore fine di valore. Chiavari, molto prima dello slang, molto prima dei meme. Lui era già virale, sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo. Signore, si nasce e io modestamente lo nacqui. Lei è cretina, si informa. C'è chi può e chi non può, io può. Sono decine e decine le celeberrime battute del principe Antonio de Curtis, in arte di Totò, alcune delle quali interrate di diritto nel linguaggio comune e talvolta utilizzate senza neppure avere la consapevolezza. Che siano stati ideati dall'inimitabile artista, portavoce di meta significati, scusate, portatore di meta significati, spesso più profondi di quanto la veste comica lasci intravedere. Totò, oltre ad essere attore di culto, è diventato oggetto di studio, ma come opportunamente scrive il professor Sergio Audano, nella bibliografia sterminata su Totò, mancava la riflessione di un filosofo a colmare la lacuna, Maurizio Rossi, docente di filosofia del liceo Marconi del Pino, che ha appena mandato sugli scaffali delle librerie e sulle piattaforme online il suo Fa Duopo, edito da Libreria Dante e Descartes. Libro raffinato e profondo, che non va sottovalutato. Proprio come la grandezza dell'artista napoletano, perché come scrive Rossi nel libro, dalle parole di Totò Antonio è possibile trarre indicazioni per scoprire quel fondo tragico che si cela dietro la sua comicità. Totò era un attore di raffinata professionalità, Antonio un poeta di rara sensibilità, in entrambi si nascondeva un serissimo pensatore. Quindi l'attore è l'uomo che si celava dietro la maschera. Festa dei vini a Missano, aziende protagoniste, notte da Cammati per i 100 anni dell'Amaro. Siamo quasi a 10 minuti, io ci farei stare anche questo articolo sul grande disegnatore Aldetti Gallori. Il principe della matita, posseduto da un demone.
Al lavoro giorno e notte, non so mai cosa disegnerò, è l'opera che mi chiama, nessuna concessione alle mode. È un ligure schivo e basta come un falegname. Il personaggio di Carlo Piano. Siamo una terra aspra che partorisce geniaci, senza neppure accorgersene. Scusate, sarà colpa o forse merito di una riservatezza quasi patologica. Ogni tanto, tra un mugugno e l'altro, qualche guizzo d'orgoglio è bene tirarlo fuori. Soprattutto in un momento di appannamento, non sono di matrice giudiziaria. Scusate, non sono di matrice giudiziaria. Che affosserebbe il morale anche ai marinai più coraggiosi. Si chiama Zecchi Galloni, nasce sotto il segno della Vergine Avarese Ligure nel 1936, quando l'Italia inseguiva il miraggio di un impero coloniale in Africa. Scusate, un attimo di defaillance. Ma anche l'anno in cui Charlie Chaplin suona quell'amaro capolavoro che è Tempi moderni, giusto il tempo di venire al mondo e via. La mia famiglia si era già trasferita dalla provincia della Spezia e a Parma, racconta Adelchi. Si chiama come il principe longobardo del Manzoni e con un nome del genere non poteva annullarsi nel grigiore di una vita ordinaria. Il suo destino sgargiava di colori. Era sgargiante di colori, se si trasferisse almeno l'Italia. Di un principe comunque si tratta, anche se anziché la spada ha preferito brandire la matita e il pennello. Un principe dell'illustrazione posseduto dal demone del segno, dicono i critici del settore. Da Parma passa a Trento, seguendo gli spostamenti del padre Giovanni Tobia, maresciallo dei carabinieri, e infine a Milano dove si iscrive all'Accademia di Brera. Il padre mal sopporta le inclinazioni artistiche del figlio, che avrebbe preferito il ragioniero o geometra. Il posto fisso predicato da Checco Zalone è sempre stato di moda. Giovanni Tobia, come talvolta accade per eccesso d'affetto, si sbagliava di grosso. Sua madre Vittoria, invece, appoggia quel ragazzo introverso e solitario. Già da bambino passava le giornate a scarabocchiare con pastelli e cessetti. Che il talento non gli mancasse, Adelchi lo dimostra nel 65, vincendo il Lion d'Oro, il primo premio al Festival Internazionale du Film Publicitaire de Cannes, con la serie di 5 cartoni animati per il carosello del Comitato Italiano del Cotone. Seguiranno tanti altri riconoscimenti in patria e all'estero. Lavora come un forsennato. Il disegno e la pittura sono il suo unico scopo, una necessità insopprimibile, una costante ossessione. Sta incollato al tavolo giorno e buona parte della notte, tanto che in seguito confessa di essere stato un disadattato. Lui stesso mette in guardia i giovani che volessero seguire le sue orme. Lo fa con l'esempio del vigile urbano, che quando smonta di turno ha davvero finito, non è che controlla la velocità di quella BMW che arriva da destra. Mentre l'illustratore si tormenta sul disegno anche quando non lavora. Alto, massiccio, barba lunga, capelli a spazzola e occhi di ghiaccio. Adelchi sembra un falegname.
Indossa maglioni da cui sfiorano colletti di camicie da zainari e t-shirt consumate, pantaloni di jeans o di velluti robusti, soprascarpe da montagna. Nessuna concessione all'eleganza e alla promozione di se stessa. Galloni assomiglia a quello che disegna e questo è squisitamente libero, cioè quindi all'autopromozione di se stesso. Collabora con Mondadori, in particolare con le collane Pietre Preziose e Junior. Spazia a illustrare dai viaggi di Gulliver e Jules Verne fino a... di Jules Verne, scusa, c'è un errore di stampa. Ah no, è proprio Jules Verne, viaggi di Gulliver è un'altra cosa. Fino a Bassa col cianuro sul testo di Giorgio Scerbanenko in Inghilterra, scritto da Enzo Biagi. Sperimenta senza sosta, cambia in continuazione. Fa l'illustratore per giornali e riviste. Corriere della Sera, Grazia, Donna Moderna, Anna. Disegna campagne pubblicitarie per clienti come Fiat, Alitalia, Knorr, Chesterfield, Shell, Barilla, Infaticabile. Realizza le scenografie ad acquarello per il film d'animazione John Padane e la scoperta delle Americhe. L'esposizione dell'omonima opera teatrale del premio Nobel Dario Fo. Ho sempre considerato dipingere e disegnare con un mio piacere personale. Come, scusate, un mio piacere personale, racconta la Delchi. È quasi un modo di pensare, più che di lavorare. Ogni lavoro per me è una cosa a sé. Quando disegno non so mai cosa farò. In questo seguo la lezione, con le debite proporzioni di Picasso, il quale diceva che puoi avere un'idea generale di base, ma poi è il disegno che deve venire fuori, è l'opera che ti chiama. Più che sulle parole, belle mai quanto il suo tratto, è il caso che il lettore si soffermi sui disegni di Adelchi Galloni. Che pubblichiamo, siamo certi che gli ricordino qualcosa, una vera festa per gli occhi. Un artista unico per originalità ingiustamente dimenticato, anche se forse a lui stesso favorito inconsciamente l'oblio della sua opera, anteponendo la forza indipendente del segno grafico alla sua stessa personalità. Anche questo sa di carattere ligure. La sua riscoperta, ora che si avvicina ai 90 anni d'età, la dobbiamo al certosino lavoro di scavo e rivitalizzazione che Santo Aligo ha fatto pubblicando Adelchi Galloni, geniale illustratore italiano del Novecento, edito da Fondazione Tancredi di Barolo, 216 pagine, 30 euro. Due doverose parole su santo, grafico, scultore, bibliofilo, vulcanico, esperto di storia dell'illustrazione italiana e non solo. Capisco di che stiano parlando. Vabbè. Quando lavorava per l'Armando Tessa, ha realizzato scolpendolo nel poliuretano espanso l'ippopotamo Pippo della Lines, protagonista di Carosello, dice di Adelchi, un gigante dell'inesauribile, dall'inesauribile vena creativa, con un fuoco che non si è mai estinto, sobbalzo ogni schema, grazie alla versatilità nelle tecniche e al piegare alle proprie esigenze, ogni supporto. È un strumento usato, un gigante da non dimenticare. Il volume è il primo della collana Illustratissimi del Museo Musli di Torino. Scusate, Illustrissimi del Museo Musli di Torino.
Il prossimo sarà dedicato all'illustratore di Emilio Salgari, che per anni visse a Genova prendendo ispirazione dai racconti di viaggio dei marinai che incontrava in porto. Siamo una sottile striscia di terra, stretta tra i monti e il mare, che si chiama Liguria e partorisce geniaci, ricordiamocelo almeno ogni tanto. Il libro di Sant'Oligo, dedicato al geniale illustratore Delchi Carlò. Delchi Carlò, il principe della matita posseduto da un deco. Al lavoro giorno e notte, non so mai cosa disegnerà, è l'opera che mi chiama, nessuna concessione le manda, è un ligure schivo, è veste come un falegname. Il libro di Sant'Oligo, dedicato al geniale illustratore Dirk Gallo. Sant'Oligo, Dirk Gallo. Geniale illustratore italiano del Novecento, presentazione di Pompeo Bagliani, dato introduttivo di Martino Negri. Alla prossima. No, scusate, cos'è questo? Fabio Costantini, dagli anarchici al Titanic, l'emozione nel dettaglio, le opere dell'artista di Monserrat, la morfo sognana di Nervi, fino al 3 novembre, ma come si fa? Sembra già a 20, quasi a 22 minuti di time. Possiamo anche vedere di farcela stare dentro.